Ehi, un saluto a dottor Palmas. In questo video vi faccio vedere come in Italia, in Francia, in Germania, in Inghilterra vi potrebbero, come pure in Moldavia, qualsiasi dentista dove vai vi potrebbero fare dei piani di cura a seconda di quello che dovete fare sui denti, quindi ricostruzione completa della bocca, che sono molto differenti tra di loro. Quando un paziente perde completamente i denti, ok, e deve rimettere i denti tutto su impianti dentali, si possono mettere 4, 6 oppure 8 impianti dentali per ogni arcata, quindi 4 sopra, 6 sopra, 8 sopra e stessa cosa sotto, 4, 6 oppure 8. Questi giorni ho ricevuto una richiesta di preventivo di un paziente, non vi posso dire la nazionalità, dove gli hanno fatto nel suo paese un preventivo per ricostruire tutta la bocca. Guarda caso sono andato a vedere poi su internet, vado qua a girare ed era un dentista, questa foto presa dal suo profilo Facebook, un dentista che era, è questa persona qui. Era da poco proprio a un corso di questo dentista che è quello che ha inventato il protocollo di ricostruttiva su quattro impianti dentali, ovvero si tolgono tutti i denti sopra e si vanno a mettere tutti i denti fissi su quattro impianti dentali. Peccato che sono andato a aprire questa radiografia che mi è stata inviata e si vede chiaramente qua dove si mette l'impianto inclinato, che in realtà da questo punto a questo punto c'è tantissimo osso per mettere gli impianti dentali. Sono andato a vedere a questo punto anche l'altra radiografia dall'altro lato, vedete qua pure c'è una tonnellata di osso, abbastanza discutibile anche come viene messo l'impianto, perché l'impianto non deve essere così, ma in realtà deve essere così, seguire il profilo dell'osso. Vedete chiaramente qua che il piano di trattamento che è stato fatto in realtà è un finto piano di trattamento. Perché in realtà l'impianto non va messo così, è stato fatto semplicemente in maniera esplicativa per far vedere al paziente, insomma, che hanno fatto qualcosa sulla sua radiografia. Se vado a vedere poi l'altra radiografia nello specifico, ok, andiamo con la che mi fa vedere l'altro lato ed è praticamente questa. Si vede che anche qua c'è l'impianto posizionato inclinato, ma c'è la possibilità da qui a qua di mettere impianto e qua sopra ricostruire il seno mascellare. In questa maniera, quando io vado a ricostruire il seno mascellare, posso dare al paziente la possibilità di avere non 12 denti sopra, ma 14 denti. Chiaramente questo va vi visto anche in base a quella che è la dimensione tra l'arcata superiore e quella inferiore. Al paziente qua gli hanno fatto un piano di cura, la cosa più sconvolgente anche la parte di sotto. Vi faccio vedere ora la radiografia di sotto. Questo in verde è il nervo mandibolare. Da qua a qua c'è tantissimo osso. Qua possono essere messi uno, due impianti dentali. Questo non ha senso di metterlo dritto, lo metto al di qua del nervo. Ho quattro denti davanti, quattro denti dietro nell'arcata inferiore. Questo è un classico paziente che è stato visto da uno studio dentistico che fa solo questo tipo di intervento. O perché vive in una nazione molto costosa e ha paura che il paziente, se gli fa vedere il preventivo, scappa, ma il piano di cura deve essere commisurato non in base ai soldi che il paziente ha in tasca, ma in base a quello che si può fare nella bocca del paziente. In questo caso, il trattamento migliore è mettere più impianti di 4. La combo arriva nel momento in cui sono andato a vedere il preventivo. Io vi faccio vedere, per esempio, qua lo zoom del preventivo. Si vede chiaramente che ci sono tutte le estrazioni, estrazione semplice, semplice. Intervento chirurgico di All on 4, l'originale, nel senso che gli fanno questo tipo di intervento con quattro impianti, intervento chirurgico, ma vai a vedere la protesi, attenzione, avvitata immediata, quindi fanno il carico immediato col PMMA. Il PMMA è una protesi che da noi dopo un anno, 6 mesi si butta, non è una protesi definitiva. Praticamente gli hanno fatto un preventivo da ben 9.000 euro. Questa arcata, se vado a vedere l'altro preventivo che è stato fatto, 9.700 euro, ok? Quindi se, scusate, l'altro preventivo, uno è da 9.000, l'altro da 9.700,
ma sono tutti preventivi che non prevedono le protesi definitive. Anche qua vedete che c'è solo la protesi in PMMA. Praticamente fate molta attenzione perché o vi preventivano meno impianti, ed è questo un modo per abbassare il preventivo nei paesi ricchi, oppure c'è il rischio che vi mettono metà delle cose dentro. È come che io ti vendo la pizza, che ne so, vuoi risparmiare con la pizza, ti faccio una pizza piccolina, ok? Oppure vuoi risparmiare, ti do la pizza, ma non ti do il contenitore per portartela via, o non ti do il piatto, il tavolo, le forchette, ok, ti do solo la pizza. Si abbassa il prezzo? Certo, si abbassa, anche relativamente, comunque un preventivo abbastanza elevato. Andiamo a vedere quelli che sono i preventivi, che abbiamo fatto noi. Per esempio, io ho qua, ora vado ad aprire lo stesso preventivo. Erano 9.000 uno, 9.000 l'altro. Praticamente noi lo stesso preventivo, esattamente quello che c'aveva lì, quindi denti provvisori, da noi va a costare 5.000 euro, ok? Quindi quasi 20.000 euro nel suo paese, 5.000 euro da noi, 4 volte di meno, ok, da noi. Se vado invece a fare un trattamento con 8 impianti dentali, spende la metà di quello che avrebbe speso da quel dentista. Con soli 8.970 euro va a fare praticamente il doppio del lavoro, il doppio degli impianti, ma il doppio non solo degli impianti, ma anche a mettere i denti definitivi. Fate molta attenzione perché il paziente, il messaggio di questo video qual è? Il paziente non sa leggere un preventivo, ok? Non sapendo leggere un preventivo, il paziente non ha idea di cosa gli stanno mettendo dentro. Non riuscendo a capire cosa gli mettono dentro, uno guarda un prezzo, guarda l'altro, Albania, Croazia, Moldavia, quelle più vicine a casa, ok, però non sa quello che sta acquistando. Io vi faccio un saluto e al prossimo video, attenzione.